Penso che fisicamente sia normale che magari non stiamo al 100%, visto comunque che la maggior parte di quelli che hanno giocato oggi hanno fatto 4 partite in 10 giorni, quindi penso che comunque sia stato abbastanza palese che non sia stata una delle migliori partite a livello proprio fisico, di gamba, però questo non deve essere una scusante, perché comunque una squadra forte in un momento, non è che in tutte le partite del campionato le puoi giocare a 2000 all'ora, imporre il tuo gioco, devi essere bravo proprio in queste partite dove sai che magari puoi patire qualcosa dal punto di vista fisico, devi crescere magari l'attenzione nei particolari e cercare di sbagliare il meno possibile, cosa che purtroppo oggi non è successa, perché penso che secondo tempo, i primi minuti stavamo prendendo campo senza creare niente, grosse cose, però comunque non c'era nell'aria pericoli, non siamo stati bravi, siamo stati disattenti su quella palla inattiva. Poi dopo c'è stato il mio errore sul 2-0, poi sul 3-0 un altro errore tra virgolette, perché dalla voglia di cercare di recuperare il risultato eravamo in 8 a saltare, quindi ti sei esposto comunque a un contropiede dove Rinaldi tra l'altro era già ammonito, quindi non ha potuto far fallo, sennò sarebbe stato espulso. Detto, mi spiace a me per prima aver creato una situazione dove abbiamo preso il secondo gol, però allo stesso tempo io per primo devo andare a testa alta, perché comunque ho dato tutto fino alla fine, quindi dispiace, solamente stanotte ci penserò. Però allo stesso tempo ho già la voglia adesso di pensare alla prossima partita, anche perché siamo in un momento di difficoltà anche numericamente, dove sono tanti problemini, fastidi, infortuni, tante partite di fila, però allo stesso tempo è un momento importante. Oggi era un'opportunità, visto che comunque è un recupero e tante altre squadre non giocavano, di poter recuperare punti, però chiudere questo capitolo guardando tutti i pregi e difetti della partita e pensare subito alla prossima.